Ciao a tutti ragazzi, sono Andre dello staff Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, in pagina Facebook in descrizione, se vi va metteteci un bel piace. Sono qui anche oggi da solo per presentarvi l'ottavo episodio del nostro Game Ronaldo Messi, la serie dove facendo il pack opening con i 20.000 FIFA points che avevamo e 13.550 che abbiamo adesso, cerchiamo di trovare i migliori giocatori possibili, soprattutto Ronaldo Messi o Akinfenwa. Infatti alla fine apriamo un bel pacchetto bronzo a 750 crediti. Non abbiamo trovato Akinfenwa, non abbiamo trovato né Ronaldo né Messi, quindi si va avanti, però abbiamo trovato buoni giocatori. Se volete sapere chi, andate a vedere i precedenti episodi. Nell'ultimo abbiamo trovato due bei giocatori e nel primo un gran giocatore, insomma, scopritelo guardandoci e seguendoci perché stiamo facendo tanti tanti video. Bene, ciancio alle bande, bando alle ciance, iniziamo con questo nuovo pack opening, solita scaramanzia, che le unità poi gli occhi ma non salto. Non salto, quindi voi sarete prima di me quella carta principale. E 9 pacchetti. Questo è il primo. Vediamo. Beh, no. Questo non è un grande inizio. No, affatto. Vabbè, dai. Ci si tiene questo contratto. Il contratto giocatore si scarta il resto. Ma vabbè, non può andarti sempre bene. Sta andando fin troppo bene in questa serie rispetto all'altro anno, non mi come niente. Scartiamo tutto, 1500 crediti quasi, sempre non si buttano. E andiamo al secondo pacchetto con Hasebe in copertina. Attenzione, qua non salto come sempre. Non salto, vediamo. ASPL, ma non un grande inizio. A dire poco, qua proprio tengo questo, la carta guardiano che non è male, il Friedel che non è male, ma si può scartare e si scarta anche tutto il resto. Prendo pacchetti, proprio no, 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 non ci siamo. Però dopo due pacchetti così, le EA ti devi rifare. E come ti rifai con Ronaldo Messi? Mi pare scontato. Terzo pacchetto, un salto. Un salto, un salto. Ehi, ma che schifo è. Sentinella, Tur, Ibagaza e Salinas. Ma. Proprio ma. Tanto qua manco si carica. Bene, bene. Oh, ecco. Sentinella si tiene. E si scarta tutto il resto. Oh, tre pacchetti, manco un giocatore oro raro, manco qualcosa di decente, dai. Al quarto ti devi rifare dei tre pacchetti tremendi. E quindi adesso ti rifai, vero? Saltiamo, saltiamo. Me la sentivo da saltare. Addirittura un giocatore oro raro. Due chemistry style. E la maglia da trasferta di quelle merde giallorosse. Che scartiamo a parte. Ah beh, scusate, tipo Servanisti, dai, sto scherzando, eh. Architetto, inseriamo al club. Bistro, anche se a 90 velocità si scarta, che non va veramente a niente. E quindi 4 pacchetti, direi anche adesso uno peggio dell'altro. Quinto pacchetto, dai. Dai, dai, portaci bene. Mi accontento del top player Juventino Carlitos Tevez. Vediamo. Vediamo. Beh, vabbè, dai. Rodrigo Palacio. Davvero non male Palacio. Palacio, beh, potrei anche tenermelo, però lo metto a vendere alla modesta cifra di 2500 crediti di base. I prezzi sono a quando ho registrato, non fateci caso. Conservo nel club di contratti, anche se ormai ce ne ho così tante che esploderà il club di contratti. E la chemistry style infaticabile, ma sì, più tiro più difesa, quindi abbastanza inutile. Quindi la mettiamo in vendita a 500 base sperando che qualcuno se la prenda. Poi vai, andiamo avanti, dai, quinto pacchetto, su, non abbiamo trovato niente di niente di niente se non un palacio. Dai, il prossimo qua non c'è niente salto. Ma che schifo è. Ma vai, vabbè, ci salva il pacchetto visto che va comunque sui 3000 crediti, se non erro. Scopriremo alla fine dell'asta se è raro, perché la metto così e vediamo se la prende.
Lo stemma invece in grava che non ci piace, scartiamo anche questo e andiamo verso il sesto pacchetto, un episodio tremendo finora. Yay, ma cosa combini? Dai! Dai ragazzi, dai, saltiamo, dai, 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 dai! Eccolo! Vedi? Saltiamo, becchiamo un giocatore, non dico un top player, ma un bel giocatore. Rodriguez è anche un giocatore di ruolo, qua vedo che però è inutile. James Rodriguez dovremmo vendere sui, non so. Sopra 3.000 sta sicuro, quindi ottima cosa. E quindi il sesto pacchetto finora è il migliore, dai. Fomentatli, apriamo subito il settimo e saltiamo anche questo. Dai, dai. Brutta cosa. Bella sta maglia, mi piace. Mettiamola in casa, dai. Oddio, carina, dai. Magari valeva anche qualcosa. Conserviamo questo. Manco solo due pacchetti, questo episodio. A parte James Rodriguez sta facendo veramente cagare. Meno male che sta per finire, però vorrei terminare con un paio di buoni pacchetti, o almeno un gran pacchetto. Cara Yei, che si può fare per me? Mi puoi mettere in pacchetto qualcuno? Qua non si salta. Non si salta. Addirittura due giocatori orari. Bender e Radu e più Dedim. Direi che quasi il nostro miglior pacchetto, nonostante nessuno. Vabbè, da Radu vale sopra 2.000 vista la mancanza di terzini sinistri. Ah, c'è anche Gamberini. 3 giocatori su 3 da vendere, da compra e vendere anche. Segui la nostra serie sulla compra e vendita e niente, quindi ci manca solo un pacchetto. Intanto Gamberini lo mettiamo a vendere. Cannoniere si tiene. E Radu anche si mette a vendere. Prezzo base di 1.500. E scartiamo tutto il resto e ci approcciamo verso l'ultimo pacchetto. Salta, oh, Pazzini e poco altro. Niente di che. Non è andata affatto bene oggi. Seconda Bundesliga, no. Dai, il pazzo si vende a questo. 2.700 si spera. Eliminiamo tutto. Apriamo il pacchetto bronzo e poi ci salutiamo. Intanto levo lo schermo intero perché poi dovrò fermare la registrazione. Bronzo, 750, 150, oh, Tunkara che non è il primo ragazzo ma è il suo omonimo abbastanza scarso, con questo possiamo dire salutiamo, ci vediamo nel prossimo video, continuate a seguirci, passate sul forum, la pagina Facebook, bye bye.